Vi è mai capitato di avere un incubo? Uno di quegli incubi così reali, in cui i volti di persone a voi familiari assumono un'aria sinistra e vi ritrovate un'identità diversa da quella di ogni giorno. Un incubo in cui tutto sembra andare storto, a metà tra il tragico e il comico. Bene, noi stasera vogliamo raccontarvi la vita di Wolfgang Amadeus Mozart, ricostruita attraverso la monografia di Maynard Solomon e attraverso l'epistolario del giovane musicista. Parallelamente, vi presenteremo alcune scene di una sua opera, il Don Giovanni, presentate come un sogno che forse, la notte del 4 agosto 1782, Wolfgang fece dopo aver sposato Costanza Weber. Il collettivo Il Gioco del Teatro è alla sua seconda prova, dopo Carmen, di Vittorio Cosentino, oggi Mozart, specchio di un Don Giovanni. Questo lavoro vuole fare il punto sull'attività di un laboratorio teatrale organizzato dall'Associazione Luigi Capotorti e cominciato nel febbraio 2004. Con questo spettacolo, l'Associazione Luigi Capotorti si propone di fondere anni di ricerca in ambito musicale con l'attenzione alle discipline della danza e della recitazione. Non siamo professionisti né del canto, né della recitazione e né del ballo, per cui vi preghiamo di accogliere con benevolenza questa nostra fatica. E ora spegnete i cellulari, mettetevi comodi ed entrate con noi nel fatato mondo di un genio dell'armonia, Wolfgang Amadeus Mozart. I suoi figli sono veramente geniali, Herr Mozart. Tanto Marianne,
quanto soprattutto il piccolo Wolfgang è un bambino delizioso. Ne sono molto onorato, Sua Maestà, ed anche il piccolo Wolfgang. Ma dov'è? Principessina, venga, venga! No, no, lasciatemi stare! Su, venga! No! Wolfgang! Ma... Su, su, Wolfgang, l'aiuto a rialzarsi. Oh, grazie! Principessina! Sì? Siete davvero gentile. Quando sarò grande, vi sposerò. Come? Wolfgang, non essere impertinente! E perché mai questo desiderio? Per ricompensarla, no? Ah, hai chiaro il ragazzino. Avete saputo? I Mozart viaggiano per tutta l'Europa. E questo grazie al talento del piccolo Wolfgang. È vergognoso come quel Leopold approfitti delle doti di quel ragazzino per fare soldi. Che razza d'uomo! Allora, Wolfgang, che ne pensi del danno? All'opera però la prima donna canta bene, ma si sente poco. La seconda niente male, ma è vecchia come il diavolo. Boh. Sì? Ma non lo so. Forse no. A che fai, sciocchino? Scherzavo, dai. Quando sarete vecchio, vi chiuderò in un barattolo dal coperchio di vetro per difendervi dall'aria e vi terrò sempre con me. Gli anni passarono. Wolfgang crebbe e l'arciduca Ferdinando pensò di prenderlo a servizio. Figlio caro, mi chiedi se puoi prendere a servizio il giovane salisburghese. Non riesco ad immaginarne il motivo, dal momento che non posso credere che tu abbia bisogno di un compositore o di persone tanto inutili. Ma se ti fa piacere, non ti sarò d'intralcio. Sta attento però a non assumere gente tanto inutili. E a non elargire titoli a gente che ne farebbe cattivo uso, vagando qua e là per il mondo come menadicanati. E a parte questo, la sua famiglia è anche numerosa. Divenne più autonomo, Salisburgo cominciò a stargli stretta. Non posso più soffrire Salisburgo e i suoi abitanti. Ovviamente parlo dei salisburghesi di nascita. La loro lingua, il loro modo di vivere mi risultano del tutto insopportabili. Anna Maria. Dimmi, caro. Ti prego, vai con lui. Tienilo d'occhio. È ancora un bambinone. Non saprebbe badare a se stesso. Va bene, ma tu stai tranquillo. Torneremo presto. Perciò non borbottare, vecchio brontolone. Non borbotto. Caro figlio, padre, tu e tua madre partirete insieme. Sì, sai, caro, andremo dal cugino di tuo padre, ad Augusta. Padre? Sì? Ed io? Anche a me piacerebbe. E lasceresti qui
Il tuo vecchio padre è tutto solo? Ma Wolfgang ha viaggiato già molto più di me ed io... Nanna, torneremo presto, vedrai. Come desiderate. Vieni con me, cara, vedrai. Ti scriverò almeno una volta alla settimana. Dunque, non ti dirò nulla sulle donne. Perché quando si tratta di loro ci vogliono la massima prudenza e il massimo riservo. La loro stessa natura è nostra nemica. Con loro bisogna usare la testa sin dal primo momento. Dopo sarebbe impossibile districarsi dal labirinto in cui sono maestri a cacciarci. E questa disgrazia porta sempre alla morte. Ma era tardi. Wolfgang si era perdutamente innamorato di sua cugina Tecla. Ma le piaccio davvero, signor cugino? Sì, perché lei, cara cugina, è bella, giudiziosa, amabile, brava, allegra e anche un po' birbante, proprio come me. Sa che le dico? Facciamo una bella cosa. Perché non scriviamo una lettera a mio padre? Così lei gli manda un suo ritratto, vedrà quanto è bella e si convincerà che è lei la donna adatta a me. La donna adatta a lui? Non ci si può fidare più nemmeno dei parenti. Via d'Augusta, andate a Mannheim. Caro Leopold, a Mannheim abbiamo conosciuto una famiglia davvero gentile. Sono i Weber. Wolfgang ha fatto già amicizia con le sue figlie. Si intende specialmente con la grande, con Aloysia. Dicono che sia una bravissima cantante. Aloysia, lei ha un talento straordinario. Sempre troppo generoso nei complimenti, Wolfgang. Ma io vorrei farla conoscere al mondo intero. Ah, lei mi adula. E dopo averla fatta conoscere, la nasconderei da occhi indiscreti, per tenerla tutta per me. Aloysia, mi ami almeno un po'? E tu, Wolfgang? Non si risponde a una domanda con un'altra? Ma sì. Ah, Wolfgang, io ti amo. Quanto mi ami tu? A Parigi, subito. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café Caro du Dôme, les faubourgs de Calais. Qui va tutto bene, è vero. Ed io godo di perfetta salute. Ed ora, addio, ben mio. Ah, come vorrei che tu fossi qui. Ah, sei tornato finalmente. Come ti senti? Come mi devo sentire. Sola come un cane. Mi lasci tutto il giorno da sola. Sto persino dimenticando come si fa a parlare. Mamma. Credi che sia bello starsene qui, in questa diavolo di prigione? La stanza è buia. E in questo cazzo di cortiletto non si riesce a vedere nemmeno il sole. Non so che tempo fa, se piove, se nevica ed è freddo. Io ho mal di gola, è tutto uno schifo, uno schifo. Leopold, non tornerò più a Salisburgo. Non vedrò più la mia città, lo sento. Tuo padre non vuole che ti lasci andare da solo a Parigi e non abbiamo denaro a sufficienza per tornarcene a casa. Io detesto Parigi. Io detesto questa merda di città. Mamma, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Thank you.
nascondi qualcosa da più di un mese. Perché tua madre non mi scrive più? Perché? Perché? La mamma è morta da ormai un mese. Mi dispiace averlo nascosto, ma non volevo farvelo sapere così, di colpo. Volevo prepararvi. Assassino! Eri troppo impegnato con la tua bella vita a Parigi, con i concerti, con la bella donna. Tu hai ucciso tua madre. Tu! Ai rimorsi. Wolfgang tornò a Monaco per rivedere Aloysia, ma... Guarda la Weber, quante arie, è solo perché canta da solista a corte. Io non la posso neppure guardare. Mi fa venire i crampi allo stomaco. Ma quello non è il Mozart. Sì, e dicono che un tempo le faceva la corte. Cos'è? Non si riconoscono più gli amici? Herr Mozart, buongiorno. Mi è dispiaciuto per sua madre. Come? Mi dai del lei? Sono venuto a Monaco apposta per vederti. Poteva risparmiarsi tutto questo strapazzo. Io sto bene, non mi manca nulla, nemmeno l'amore. Ma le nostre promesse allora? Le sue promesse, Wolfgang? Tutte da marinaio, ovviamente. Ah, ma... io mi sono data pane da sola, come può ben vedere. Oh, lo vedo benissimo. Complimenti. Grazie. Ora devo andare. Mi voglia scusare. Ah, guardi, chi non mi vuole mi lecchi il culo. Wolfgang, Wolfgang! Sei un mostro! Credeva che mi fossi scordato di lei, cara cugina. Venga a Monaco. Venga a Monaco, in questa nobile città. Faccia in modo di esserci prima di Capodanno e allora... E allora la guarderò nell'avanti e nel di dietro. La porterò in giro ovunque e se necessario... E se necessario le farò un clistere. Venga allora di sicuro, altrimenti qui sarà tutto una merda. Aspetta, mio amore, corro da te. Cuginetta, le bacio le mani, il viso e tutto quello che mi permette di baciare. Farabutto, non è mai serio lei. E pensare che sono venuta qui senza neanche chiedere il permesso a mio padre. Lui è ad Augusta. Meglio, giocheremo agli amanti clandestini. Herr Mozart, io non sono affatto una ragazza facile. Ho paura che mi si stia pigliando per il naso, per non dire qualche altra cosa. Cuore mio, come puoi dirlo? Lei è per me cugina, figlia, mamma, sorella e sposa. Beh, per essere sua mamma sono un tantinello giovane, ma ho sentito dir bene. Sposa? Partiamo insieme per Salisburgo. Voi, domani è il 14 di gennaio. Possiamo partire domani mattina stessa. Che ne dici? Oh, Wolfgang. Voi partite immediatamente, ma da solo. Se mia nipote vuol farmi l'onore di una visita, può arrivare il 20 con la carrozza postale. Tecla, io devo andare. Potrai raggiungermi il 20, col permesso di tuo padre, però. Già, sono certo che lo zio muore dalla voglia di rivedermi. Tecla, io... Non mi toccare, Wolfgang. Perché non ritorna da suo padre? È quello il suo posto. Tecla. Basta, Wolfgang. Mi lasci stare. Se ne vada.
se ne vada. Arcivescovo, ti pagherà bene, vedrai. Hai sentito? La corte dell'arcivescovo è a Vienna e anche Mozart è lì e ci sono le Weber. No, passa l'arcivescovo. Che aria grifagna. Dicono che sia un uomo insopportabile. E il suo consigliere, il conte Arco? Non ho mai visto un uomo più barioso, arrogante e odioso di quello. Buongiorno, signore. Buongiorno, conte Arco. Che guai hai combinato. Speriamo non ti abbia sentito. Guarda come confabula con l'arcivescovo. Secondo me stanno parlando di Mozart. Eh già, perché da quando frequenta le Weber trascura i suoi doveri di dipendente alla corte arcivescovile e più di una volta ha mancato di rispetto sua eccellenza. Quel ragazzo deve fare attenzione, altrimenti finirà nei guai, se non ci è già finito. Caro padre, sono a Vienna. Ho preso in affitto una stanza all'occhio di Dio, la Frau Weber. Lei è molto generosa con me, a differenza dell'arcivescovo. Per stargli dietro mi ha impedito di tenere alcuni concerti. Avrei potuto guadagnare un sacco di soldi e invece niente. Che rabbia! Ah, ma non intendo farmi mettere i piedi in testa da lui ancora per molto. Oh, Mozart. Bene, avevo proprio bisogno di parlare con voi. Siete il peggior servitore che abbia mai avuto. No, non sapevo di essere stato degradato a maggiordomo. Furfante scapestrato, siete il più colossale farabutto che io conosca. Dunque, vostra grazia non è contenta di me? Che cos'è questo tono? Forse intendete minacciarmi, pazzo che non siete altro? Quella è la porta. Non voglio più avere niente a che fare con un briccone simile. Benone avrà le mie dimissioni per iscritto. Staremo a vedere. Ma che accidenti ha fatto? Gettare all'aria un posto simile. Scriverò al conte Arco e gli chiederò di farlo ragionare. Ah, ne dubito, conoscendo Wolfgang. Su, Mozart. Le cose possono tornare al loro posto, se solo si vuole. Ma io non voglio affatto. Mi serve solo una dichiarazione scritta che non sono più alle dipendenze dell'arcivescovo. E cosa farà dopo? Cercherà fortuna qui a Vienna? I gusti di questo pubblico sono volubili, mio giovane amico. Ne va della mia dignità, signor conte. Mozart, non sia infantile. Anche suo padre non condivide le sue scelte. Non fa che lamentarsi di lei? E crede che non lo sappia. Mi ha scritto delle cose tali in certi momenti che ho creduto di diventare pazzo! Abbassi la voce. Non sa a chi sta parlando? La mia dichiarazione, conte. Se ne vada, scostumato. La verità è che lei è solo un libertino. Dimentica la mia dichiarazione. Zotico furfante, se ne vada! La mia dichiarazione! Fuori! Ballare, signor contino, se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le
conte l'ha mandato via a calci in culo. E poi sta di nuovo da quelle donne. E me lo dice come se niente fosse. È un ingenuo. Non ha capito che Frau Weber è un'arpia. Una che adesca giovanotti scemi servendosi delle sue figlioli compiacenti. Gli succhierà fino all'ultimo centesimo. Ma padre, Wolfgang non si lascerà ingannare. Ma allora, perché mi parla sempre di quella Costanza? Lo conosco bene, il mio signor figlio, io. Ci mancherebbe. Mi diverto e scherzo con lei se ne ho il tempo. E questo è tutto. Se dovessi sposare tutte le ragazze con cui ho scherzato, dovrei avere più di 200 mogli. Che ti dicevo? È innamorato. È cotto il bimbo.